fondare questo paese sulla meritocrazia, sul merito che vale per i giovani e per i meno giovani. E per rifondare sul merito questo paese abbiamo bisogno prima di tutto di eliminare le iniquità sociali, perché nessun cittadino crederà mai nelle istituzioni e nello Stato finché un parlamentare non sarà uguale davanti alla legge a tutti gli altri cittadini della Repubblica. E allora lo abbiamo detto e lo ridiciamo qui, noi vogliamo andare al governo di questo paese per cambiare l'articolo sull'immunità parlamentare. I parlamentari devono essere arrestati come tutti quelli che sbagliano, non si devono salvare dalla galera. Abbiamo bisogno di limitare l'assenza di vincolo di mandato, perché io, Alessandro e tutti gli altri parlamentari siamo nella legislatura col più alto numero di voltagabbana della storia. Questo governo si mantiene in piedi su partiti che sulla scheda elettorale nel 2013 neanche c'erano e oggi sostengono questo governo. E non è assolutamente possibile che queste riforme siano passate in Parlamento grazie a gente che ha cambiato casacca. A me piace tantissimo, e questo è un mio parere personale, l'articolo 150 della Costituzione del Portogallo, che dice una cosa semplicissima: se sei un parlamentare eletto in un gruppo politico e cambi gruppo politico, te ne vai a casa, te ne vai a casa. E quell'articolo dice anche: se fai troppe assenze in Parlamento te ne vai a casa, o se sei condannato per reati gravi te ne vai a casa. Però, signori, se questa riforma dovesse passare, istituirà un Senato in cui ci saranno consiglieri regionali e sindaci che avranno l'immunità parlamentare, che avranno rimborsi spese, collaboratori, che si faranno chiamare senatori, ma soprattutto persone a cui noi, se dovessimo vincere alla Camera con quella riforma in atto, dovremmo andare a chiedere il favore ai senatori di modificare la Costituzione. Noi dovremmo andare dai senatori che prendono l'immunità parlamentare, i nuovi senatori, i consiglieri regionali, i sindaci, e dirgli: per caso volete eliminare l'immunità parlamentare che avete appena acquisito con la nuova riforma? Per caso volete fare in modo che il Senato in cui siete stati nominati sia di nuovo elettivo? Voi ci dovete dare la possibilità di cambiare tutto, e questa riforma mette una volta e per tutte in cassaforte i privilegi della politica, perché oggi se eleggete una maggioranza in Parlamento, quella maggioranza può mettere mano ai loro privilegi e eliminarli. Se invece farete, perché dipende dal popolo italiano, se invece approverete questa riforma, anche se noi dovessimo vincere alla Camera, anche se dovessimo avere la maggioranza, dovremo andare a chiedere alla classe politica più indagata d'Italia se vuole eliminare i propri privilegi, se vuole essere eletta anziché nominata, e non lo faranno mai. Quindi il cambiamento passa per il no, dopodiché i risultati arriveranno, io ne sono sicuro. I nostri più grandi problemi, e concludo, sono le nostre più grandi opportunità. Abbiamo oltre 10 miliardi di euro da recuperare dalla corruzione, oltre 10 miliardi di euro da tagliare dall'eliminazione degli enti inutili, abbiamo 12 miliardi di euro da eliminare e da recuperare dalla lotta alla contraffazione, abbiamo miliardi di euro da prendere dagli sprechi, dai privilegi e dalle corruttele di questo paese e reinvestirle in istruzione, scuola, imprese e reddito di cittadinanza per chi non arriva alla fine del mese, per chi non ha niente, per chi non ha un lavoro. Abbiamo le risorse e le possiamo recuperare, ed è per questo che io dico una cosa: a me farebbe piacere che qualche volta, Alessandro, tu invitassi sui palchi di questo tour anche quelli che sostengono il sì e devono spiegare, per esempio, ad una regione come l'Abruzzo, che in 8 anni ha perso 51.000 posti di lavoro tra i giovani, che le riforme costituzionali, queste riforme, sono la priorità del paese. Devono avere il coraggio di venire qui a dire ad un paese in queste condizioni che la priorità del paese è fare un senato dei consiglieri regionali non eletto da nessuno. Ne abbiano il coraggio, vengano qui a dirlo davanti ai cittadini in piazza, senza scorte e senza protezioni, e vediamo come va a finire. Io vorrei concludere solo con una cosa: fare un applauso ad Alessandro, che si è inventato questo tour e sta combinando un casino in tutta Italia.
Grazie. E a Beppe, che l'ha inventato questo movimento insieme a Gian Roberto. Grazie a tutti. Il presidente Luigi Di Maio. Buonasera a tutti e grazie di cuore, siamo migliaia, ditelo, siamo migliaia. Grazie anche ai carabinieri che hanno fatto pulizia un po' nel Partito Democratico a Roma, grazie. Quando due mesi fa si intuiva che Renzi avrebbe occupato militarmente le televisioni di Stato, avrebbe cacciato i direttori dei telegiornali magari non abbastanza allineati, coloro che davano lo stesso spazio alle ragioni del sì e alle ragioni no, e avrebbe confermato direttori come Mario Feo del TG1, più renziani di Renzi, proveniente dal mondo di Caltagirone, ma poi torneremo su Mario Orfeo, ricordatevi che il TG1 oggi va boicottato. Dov'è il TG1? Va boicottato. Quando ho capito che avrebbe fatto questo, perché è disperato, perché soltanto un uomo frustrato politicamente potrebbe pensare di far passare un referendum occupando la RAI, la televisione pubblica, o chiamando il guru della comunicazione di Obama, pagato tra l'altro con i soldi nostri. Quando ho capito questo ho pensato, o sto ad agosto a lamentarmi, magari a scrivere su Facebook che scandalo l'occupazione appunto della RAI, oppure mi invento qualcosa. Mi è venuto in mente questo tour, andare in tutta Italia con una motocicletta, con un motorino. Una meraviglia. Oggi ho dato un appuntamento a Porto San Giorgio, così vediamo che succede. C'erano centinaia di persone, 50 motociclisti, è arrivato Luigi Di Maio, ci hanno scortato fino a Giulianova. Io pensavo le scorte della Boschi, pensavo. Poi ho capito che tutti questi uomini che ha la Boschi come scorte in realtà non devono difendere la Boschi dai cittadini, ma i cittadini della Boschi. Ho pensato, e lo sto vedendo, che esiste un paese differente. Oggi passavamo per tante cittadine, San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica, Porto Sant'Elpidio, Francavilla sta dopo, cioè ci passeremo domani. Passavamo questa carovana di 50 motociclette, strombazzavamo un po' con le bandiere dell'Italia. E molte persone, molti applausi, andate avanti. Altre persone ci guardavano e si domandavano, ma che è successo? Ha vinto l'Italia ai campionati del mondo? No, semplicemente milioni di cittadini italiani hanno smesso di abbassare la testa. È successo soltanto questo. Le balle che vengono raccontate, le menzogne al Presidente del Consiglio, poi diciamo amplificate dal sistema mediatico, fondamentalmente sulle ragioni del sì sono tre. E pensate che un uomo che mente così tanto sulla tassazione, anche sulla condizione economica, la scorsa settimana l'Istat ha certificato che siamo purtroppo ancora in stagnazione, c'è deflazione, il debito pubblico ha toccato il picco più alto, ecco, un uomo che mente così tanto, non penserete tutti voi, è impossibile che dica la verità rispetto alle riforme costituzionali. Renzi ha tre argomenti come propaganda. Il primo è appunto la velocità dell'iter legislativo. Sappiate che in Italia non ci sono troppe leggi, o meglio, non ci sono poche leggi, sono troppe leggi di merda. Perché le leggi sulla trasparenza bancaria le fanno i banchieri, le leggi sul conflitto di interessi le fanno persone come la Boschi che sono un conflitto di interesse ambulante, e le leggi anticorruzione le fanno i corrotti. Questo è il punto. Non è vero che è lento il processo legislativo. Quando lor signori hanno dovuto approvare la legge Fornero ci hanno messo 19 giorni tra Camera e Senato. Quando hanno dovuto approvare l'anno scorso una legge Boccadutri per spartirsi i nostri soldi, i rimborsi elettorali, tutti, dalla Lega Sel tranne il Movimento 5 Stelle, ci hanno messo tra Camera e Senato 20 giorni. Quando gli serviva il legittimo impedimento, il lodo Alfano, per salvare i deretani flaccidi delle alte cariche dello Stato, ci hanno messo un tra Camera e Senato. Quando poi gli portiamo le leggi anticorruzione vere, l'abolizione di Equitalia, un progetto di sostegno alla piccola e media impresa italiana che è il tessuto economico e sociale di questo paese, o l'abolizione di Equitalia, noi Equitalia gliela manderemo ai politici quando saremo al governo, gliela manderemo a loro.
quando si tratta di approvare queste leggi ci dicono che i processi legislativi sono lenti, è colpa del bicameralismo perfetto. Sono menzogne, parlano di risparmi. Renzi, Napolitano sono gli stessi che hanno spinto affinché non fosse accorpato il referendum sulle trivelle, continuano a trivellare l'Adriatico con le elezioni amministrative, facendoci perdere in un giorno 300 milioni di euro. E parlano di risparmi questi ipocriti. Guardate che questi personaggi io li frequento da tre anni purtroppo. Quando vado in Parlamento mia madre mi dice: stai attento. Voi ridete. Però a 10 metri da noi c'è seduto l'autista di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova Camorra organizzata, Luigi Cesaro, detto Gigina Purpetta, parlamentare della Repubblica, e i carabinieri sono anche costretti a mettersi sull'attenti quando entra. La settimana scorsa è stato votato, anche grazie alla pressione del Movimento 5 Stelle, l'arresto del senatore Caridi in Senato, entrato con Forza Italia, poi passato al nuovo centrodestra. Poi a Gall e nella prima tornata ha votato queste schiforme renziane, e secondo la procura antimafia il senatore Caridi è un dirigente della cupola segreta dell'Andrangheta. Sono neanche più prestanome, sono amministratori delegati delle cosche piazzati nelle istituzioni, dal Parlamento europeo al Parlamento della Repubblica Italiana fino ai consigli regionali, da dove vorranno pescare i futuri senatori della Repubblica passando per i comuni. Questo è l'ambiente che noi frequentiamo ogni giorno ed è per quello che scendiamo in piazza, che preferiamo uscire dal palazzo e riempire assieme le piazze e far sentire che esiste un popolo che combatte per i diritti e per la sovranità popolare, quello che siamo noi questa sera. La seconda argomentazione del Presidente del Consiglio sono appunto i risparmi. Occhio, occhio, che vogliono tagliare, tagliano qualche senatore, ma in realtà l'unica cosa che aboliscono è la scheda elettorale. E con la legge dell'Italicum e con il sistema delle capilista bloccati si produrrà una Camera dei Deputati nominata per il 70% dai partiti politici, gli stessi che hanno distrutto l'Italia, e un Senato dell'autonomia composta per il 100% da consiglieri regionali a cui appunto verrà assegnata l'immunità. Cioè i partiti politici, la partitocrazia, decideranno la maggior parte dei parlamentari della Repubblica, distruggendo quel legame che è sano tra territori e portavoce appunto all'interno delle istituzioni, perché i parlamentari devono essere dei portavoce, dei dipendenti dei cittadini italiani con un contratto a progetto rinnovabile al massimo per la seconda volta se fanno un buon lavoro, altrimenti a casa. Questa è la logica che verrà rotta da queste riforme costituzionali che sono state fatte da Renzi, da Napolitano, da Verdini e La Boschi. No! Questi sono semplicemente meri esecutori. Nel 2013 la JP Morgan, una banca d'affari nordamericana, responsabile anche dello scandalo della speculazione sul mutuo che poi a pioggia ha causato una serie di crisi economiche che sono arrivate anche al nostro paese e anche alle nostre imprese, dichiarò nel 2013: occorre modificare le costituzioni dei paesi del sud Europa per aumentare l'integrazione con l'Europa. Che cosa significa? Significa che queste costituzioni, come la Costituzione italiana, che si può modificare, si può modificare dopo 70 anni, per l'amor di Dio, ma garantendo maggiori poteri ai cittadini, non accentrando i poteri alla classe politica, ai partiti, al Presidente del Consiglio. Noi sogniamo un paese dove qui, questa piazza, stasera Giulianova raccoglie le firme e scrive una legge, la porta alla Camera per abolire le pensioni d'oro e aumentare le pensioni minime, e il Parlamento è obbligato a votarla all'interno della Camera. Noi vogliamo un paese così, dove i cittadini comandano, il governo ubbidisce. Questa è democrazia, non queste cialtronate portate avanti da soggetti non eletti da nessuno ma nominati e piazzati lì dal grande capitalismo finanziario. Così è successo con Monti, poi Letta e poi è successo con Renzi. I mandanti sono le stesse banche d'affari che sono state di fatto aiutate dal governo Renzi, che ha approvato decine di provvedimenti a favore delle banche e nessun provvedimento a favore dei cittadini in difficoltà, dei pensionati minimi, degli insegnanti in difficoltà, degli studenti che non riescono a pagare le tasse universitarie, dei piccoli imprenditori che si ammazzano piuttosto che licenziare degli operai, ovvero per tutti quegli eroi dell'Italia che continuano a mandare avanti il paese. Ma c'è una logica, non sono stupidi, la logica è quella di favorire un sistema di privatizzazione dei nostri diritti, della nostra società, che
già stanno portando avanti con leggi ordinarie, con il Jobs Act, con la buona scuola, con lo sblocca Italia, tutte leggi che servono a toglierci determinati diritti, ogni tanto ci intramezzano dei bonus, tanto per tenere il popoluccio buono, assopito, dormiente. Questa è la logica dei bonus renziani. La logica è la distruzione dello Stato sociale, perché una volta persi i diritti garantiti dalla Costituzione, diciamo ancora garantiti dalla Costituzione, il processo di privatizzazione totale della società andrà dritto come un treno. Vogliono una società dove vi sia il primato della finanza sulla politica, il primato del prezzo del petrolio sul sudore dei cittadini italiani. Questa è la loro logica e per quello noi diciamo no. Non glielo possiamo permettere. Anche perché i soggetti che stanno portando avanti su un mandato del capitalismo finanziario queste riforme li conosciamo. Renzi, un mentitore seriale. La Boschi, ancora devono risarcire i truffati dalle banche, questi impostori e questi ipocriti. Il terzo soggetto è Napolitano. Mi dispiace, ma io vi devo raccontare brevemente il cursus honorum di questo soggetto. Napolitano entrò in Parlamento nel 1953. Era l'anno della morte di Stalin. Sono passati 63 anni. I suoi stipendi ci sono costati circa 18 milioni di euro e ancora non ha imparato a rispettare il popolo italiano. Napolitano era ministro dell'interno quando vennero secretate le confessioni del camorrista Carmine Schiavone, che disse nel 97 dove si trovavano i rifiuti tossici nella terra dei fuochi, dove ancora i cittadini italiani muoiono ad ogni respiro. Napolitano era presidente della Camera quando proibì alla Guardia di Finanza di entrare alla Camera e sequestrare i bilanci truccati dai partiti politici in epoca di Tangentopoli. Napolitano si è fatto rieleggere per la seconda volta solo per bloccare un cambiamento in atto, un cambiamento che basta guardare questa folla per capire che è inarrestabile, non ci riusciranno mai. L'altro soggetto è Verdini, che ha dichiarato di aver scritto le riforme costituzionali e il Partito Democratico non l'ha mai smentito. Verdini è un uomo molto molto amico della famiglia Renzi. Verdini, editore di un giornale distribuito dal padre di Renzi. Verdini va a soccorso di Renzi, mandato da Berlusconi, quando gli occorrono i voti in Senato, altrimenti non avrebbe avuto i voti per riuscire appunto a far passare queste riforme. E quando non ha avuto i voti si sono comprati politicamente i voti di alcuni senatori. Senatori che, come diceva lui, ci sono passati da un partito con un altro, si sono tutti convertiti come Benigni sulla via del renzismo. Dov'è Benigni oggi? Che la Costituzione la vogliono distruggere quelli di sinistra. Quando ci pensava Berlusconi prendeva i nostri soldi in Rai per difendere la Costituzione. Oggi sono tutti zitti perché lo fanno quelli di sinistra. È questo il meccanismo che dobbiamo spezzare. Berlusconi non si è mai permesso di arrivare alle distruzioni dei diritti sociali dei lavoratori come ha fatto questo soggetto qui. Questi distruggono lo Stato sociale, però lo fanno alzando il pugno chiuso, arrostendo alla salamella le feste dell'unità e chiamandosi tra di loro compagni. Vaffanculo! Verdini ha 5 processi ed è condannato per corruzione già in primo grado. Uno dei processi di Verdini, elevato a padre costituente da Renzi, è un processo per corruzione nell'ambito dell'associazione sovversiva e segreta denominata P3, un'evoluzione della P2. Verdini è mischiato in un processo con un'associazione segreta volta, secondo i magistrati, a condizionare gli organi costituzionali. Un'associazione segreta volta a condizionare gli organi costituzionali e lui è un padre delle riforme costituzionali. La terza argomentazione, Presidente del Consiglio, è la semplificazione del processo, dell'iter legislativo. La Costituzione sarà più semplice, sono balle. La prima regola di una Costituzione, appunto, è che deve essere comprensibile, perché rappresenta la base sulla quale si costruiscono tutte le leggi e le istituzioni della Repubblica Italiana, e non è comprensibile. Era comprensibile la Costituzione, anzi è comprensibile la Costituzione attualmente in vigore, votata nel 48 da un'assemblea costituente, eletta a suffragio universale con una legge proporzionale, non con una legge giudicata incostituzionale dalla Corte Costituzionale come il Porcellum. L'attuale Costituzione della Repubblica Italiana, l'articolo 70, quell'articolo che serve a spiegare la formazione dell'iter legislativo, dice 9 parole e nessuna virgola.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Che cosa significa? Che una legge, se passa identica tra Camera e Senato, diventa legge dello Stato. E ci siamo resi conto che quando gli serve distruggere i pensionati con la Fornero, i tempi sono bassissimi, l'iter legislativo è estremamente rapido. Quando invece, lo ripeto, gli occorre, dobbiamo proporre, proponiamo le leggi sul reddito di cittadinanza, è colpa del bicameralismo perfetto. Ora un insegnante ci leggerà soltanto un terzo dell'articolo 70 scritto da Renzi, Verdini, Napolitano e Boschi su dettatura del grande capitalismo finanziario. Soltanto un terzo ci leggerà dell'articolo 70 che entrerà in vigore qualora, quando ci faranno votare per il referendum, dovessero vincere sì. Perché ancora non sappiamo quando si voterà per il referendum. Sapete che cosa succederà? Che Renzi andrà dalla Merkel e gli dirà: senta padrona, qua o ci dai una mancetta oppure vincono i no e noi stiamo nell'etame più totale. E vedrete che la Merkel una mancetta gliela darà. E Renzi se la proverà a spendere magari prima del voto del referendum, dando qualche spicciolo ai pensionati minimi. Lo farà. Sono talmente disperati che le tenteranno tutte. Diranno che arriveranno le cavallette qualora dovessero vincere i no. Diranno che ci saranno le piaghe d'Egitto. Ma ricordatevi, cercheranno di spaventare perché loro sono terribilmente spaventati. E questa piazza li spaventa. Ogni cittadino in più che partecipa a questo tour è una goccia di sudore freddo in più che cade dalla fronte del Presidente del Consiglio. Ora leggerà soltanto un terzo dell'articolo 70 che entrerà in vigore qualora dovessero vincere sì. Beppe è creato un mostro! Grazie per il mostro. Per lui. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di quell'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione d'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatori di quell'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Chiaro, no? Non ve la prendete con lei, non l'ha scritta lei. Chi scrive male, pensa male. E dato che in acque torbide si pesca meglio, noi cittadini non capiremo le innumerevoli forme di composizione e di approvazione delle leggi. Ma gli esperti del caos e della confusione, i professionisti della politica lo capiranno e come, e riusciranno, grazie a questa Costituzione, di volta in volta a eliminare sempre maggiormente altri diritti sociali. Quello che stanno facendo negli ultimi 30 anni, io sto raccontando in tutte le piazze una piccola storiella perché aiuta molto a capire il processo che è stato fatto appunto negli ultimi 30 anni, per capire come ci tolgono dei diritti ma in cambio ci danno dei bonus. Ecco, immaginate di avere una pentola di acqua bollente ed una rana viva. Prendete questa rana e la mettete nella pentola di acqua bollente. La rana capisce il pericolo, sente che si sta scottando, dà un colpo di zampa, salta e si salva la vita. Ora immaginate di prendere la stessa rana e di inserirla in una pentola di acqua fredda. Poi prendete questa pentola e la mettete sul fuoco, accendete il fuoco che lentamente fa salire la temperatura. All'inizio la rana sta anche bene, sente quasi un tepore, come se avesse ricevuto 80 euro.
sicurezza di stare bene, che la temperatura è buona e giusta, poi senza rendersene conto muore bollita. È quello che è successo e che succederà qualora appunto non riuscissimo, ma lo stiamo facendo, a tirare sulla testa. Lo stanno facendo regolarmente da 30 anni. Ci tolgono il diritto allo studio ma danno il bonus studente, tanto per dare un po' di metadone agli studenti. Distruggono la scuola pubblica ma danno il bonus agli insegnanti. E guardate che è nel disegno del governo avere insegnanti frustrati, perché più l'insegnante è frustrato più insegna peggio, e più insegna peggio più ci sarà una parte di società ignorante controllabile dal sistema partitocratico. Ci tolgono il diritto alla salute però ci danno la giornata della cura all'anno. Ci tolgono il diritto a votare i senatori ma ci danno il contentino di eliminarne qualcuno, e non possiamo barattare i diritti con i bonus. Quello che io vi chiedo, inventatevi qualsiasi cosa. Io mi sono inventato questo tour, è un piacere immenso vedere così tanta gente, Beppe, Luigi, Daniele, Gianluca, tutti quanti, Sara, Giorgio, è una meraviglia e siamo migliaia. Voi inventatevi qualcosa, chiamate i vostri amici e parenti a casa, fategli leggere quest'articolo 70 e chiedeteli, ci capisci qualcosa? Inventate di qualsiasi cosa. L'unica cosa che vi chiedo, vi imploro in questa piazza gremita che è un segno meraviglioso di sovranità, e non ringraziamoli più per i bonus che poi sono sempre soldi nostri, non inginocchiamoci più davanti a un bonus pagato con i soldi nostri, ma alziamoci, schiena dritta e testa alta, e rivendichiamo diritti. Grazie a tutti, viva l'Italia, Beppe Grillo! A me invece Renzi piace un po'. Allora la cosa che si ne nota stasera è che ragazzi così che sono sul palco vicino a me sono diventati veramente dei grandi leader, dei grandi opinion leader, dei grandi trascinatori di massa. Spaventa un po' perché la situazione è da vederla anche dal punto, come dicevo all'inizio, dal punto di vista psichiatrico. Noi abbiamo fatto qualche cosa che doveva essere impossibile. Alcuni mesi fa ho parlato con Picard è uno psichiatra che ha tentato una cosa che tutti i tecnici 7 anni fa dicevano che era impossibile: fare il giro del mondo con un aereo fotovoltaico. Andava su, prendeva luce, caricava i pannelli, scendeva, andava su, caricava, scendeva, e ha fatto il giro del mondo. Bene, 7-8 anni fa io e un manager che doveva essere qua con noi e non, purtroppo non c'è, un manager dell'Olivetti, ci siamo incontrati, era l'apice della mia carriera, gridavo nelle piazze come Di Battista dove sei, ma hai fatto paura stasera, gridavo nelle piazze, riempivo tutti i miei palazzetti, Dio mio, a pagamento guadagniamo qualcosa. E lui usciva da una grande esperienza all'Olivetti, quindi un manager e un comico, due mondi completamente differenti. Chi poteva immaginare che saremmo arrivati a questo punto? Anzi, ci dicevano è impossibile che potete affrontare il sistema finanziario, bancario e gli italiani, è impossibile. Bene, abbiamo capito che la parola impossibile non c'è, non esiste la parola impossibile, non c'è. Un signore balbuziente che si chiama Musk balbettava. Musk un giorno si incazza perché va a pagare con una carta di credito e la banca gli trattiene delle provvigioni. Allora si incazza e fonda PayPal, sta 10 anni con PayPal, vende PayPal a eBay per 140 milioni e sta 10 anni ancora a sperimentare tutte le cazzate del mondo, e la pazzo e balbuziente, infine fa la Tesla da $80,000, adesso la vuol fare da 35, non c'è un disegno, non c'è nulla, in un giorno chiede soldi agli americani e in un giorno gli danno $40 miliardi, in un giorno, a un signore che ha iniziato balbuziente. Un altro,
com'è l'impossibilità? Un altro va da Blockbuster, affitta un DVD, lo porta dopo due giorni, gli fanno pagare la penale, cazzo. Neanche fosse di Genova, si incazza talmente tanto che fonda Netflix e fa chiudere tutti i negozi di Blockbuster. Noi, è impossibile che voi potete fare qualcosa, voi due, con un computer. Ebbene, abbiamo cominciato, ma adesso la palla è vostra. Noi siamo qua a sbraitare concetti bellissimi, tutti giustissimi, ma il fatto di dire no, il fatto di dire non è dire di no solo a questo referendum, è il vostro no dentro, è il vostro no. Voi dovete dire no quando vi dicono: guarda, puoi avere un avanzamento di carriera, magari non lo meriti, è lì che dovresti dire no. Ma dovresti dire no a un aumento di stipendio, voi dovete dire no. Oggi il no è la forma più bella e più gloriosa della politica, che no. Italiani, io guarda, ho degli scompensi, forse la vecchiaia, ho fatto gli anni, sono tanti, ho fatto la torta, sono arrivati tutti gli amici con la torta e lì mi sono accorto di essere vecchio, perché invece di spegnerla si sono messi con le mani lì a scaldarsi le mani, cioè mi sono sentito un po' vecchio. E l'altro giorno ho anche avuto questo pensiero proprio da vecchio. Dio mio, non pensavo di essere così. È anni che non vado sull'autobus col terrore che qualcuno mi dica: si sieda, prego, si vuol sedere. Quindi no, ma mi sono abbassato per allacciarmi una scarpa e mentre lì che mi allacciavo la scarpa ho pensato: già che sono così, potrei fare qualche altro lavoretto. Il vecchio arriva, ce l'hai dentro, fuori la tua testa rimane giovane, ma fuori ti comincia a decomporre un pochino. Il sesso, io ho quasi 70 anni, il sesso, e voi lo sapete benissimo, cosa fate finta di niente, merde? Il sesso è come giocare a biliardo con una corda. Ci vuole un po' di tempo per capire, metteteci il vostro. Questo era Burns. Comunque io sono sconvolto, ho questi modi di pensare, cambio, in casa non mi sopportano più neanche i miei figli, io arrivo in casa e sono osannato dalle folle mentre entro in casa e sono una semimerda. I miei figli che mi prendono per il culo, mi passi il sale, uno vale uno, prenditelo. Io ce n'ho sei, capite? Sei, uno più testa di cazzo dell'altro. Sei, sono tutti fuori, una a Londra, una a Birmingham, una in Australia. E il casino sai qual è? È che tornano, porca puttana, tornano tutti. Tornano da papino, non vogliono sapere un cazzo se il mio lavoro va bene, va male. Non mi hanno mai chiesto niente, io non lavoro da almeno un anno e non mi chiedono niente. Appena ho detto in casa: guardate che se io non lavoro il vostro tenore di vita si abbassa, tutte le sere mi chiamano: papino, come va? La mia vita, mi dicono: sei dentro, sei fuori il movimento, sei a un lato. Dove volete che sia, non è possibile uscire da un movimento, è come uscire dal jazz, dal buddismo, come cazzo fai a uscire dal movimento? C'ero dentro, un pezzo mio c'era dentro lui, un pezzo mio c'era dentro lui, un pezzo mio c'era te, che cazzo sei? Non c'hai niente. Allora, è il cervello, è il nostro cervello, noi siamo in uno stato di... è quasi psicosi, di paura, indotta. E io sento sempre più frequente dire che siamo nella terza guerra mondiale, che è una terza guerra mondiale a frammenti, lo dicono sempre. Ma se andiamo a analizzare i dati, i macro dati, vediamo che questa è indotta, questa paura. Il terrorismo, le guerre, la violenza, l'extracomunitario. Guardate, se andiamo a vedere i dati, prendiamo i dati dopo l'11 settembre, fino a oggi. Bene, oggi mediamente al mondo
I dati sono, muoiono 56 milioni di persone, 56 e mezzo, nel mondo tutti gli anni. Bene, 174 mila di questi 56 milioni muoiono per atti di guerra, atti di terrorismo, atti vandalici, atti di grande terrore, va bene? 175 mila su 56 milioni. E poi ne muoiono 185.000 per suicidio. Abbiamo più probabilità di morire suicidi che non di un terrorismo, di non di una guerra e non di un atto terroristico. Allora, perché abbiamo quest'ansia? Perché l'ansia ci fa fare delle cose, ci fa non fare delle cose. L'ansia, abbiamo ansia di tutto, lo Stato non lo vediamo mai, hai paura della tua casella delle lettere, hai paura di Equitalia, hai paura di quella busta che ti arriva, cos'è? Guardi la cassetta delle lettere come una roba incredibile. Vivi in questo stato di paura perenne, ansia, se c'hai il lavoro hai paura di perderlo, se non hai il lavoro. La Repubblica fondata sul lavoro, state attenti, deve essere questa una Repubblica fondata sulla felicità, non sul lavoro. Il lavoro è una parte consistente della tua vita, ma non può essere solo la tua vita. Bene, datemi dell'acqua, ragazzi. Non montarti la testa tu, eh? Dunque, il cervello arriva sempre con alcuni secondi di ritardo nella percezione della verità, perché abbiamo la verità e abbiamo la realtà, sono due cose diverse. A volte dai per scontato dei significati che non ci sono. Quando noi, prendendomi io e Gian Roberto, avevamo deciso di non prendere soldi di rimborsi elettorali, ci siamo presi vagonate di merda da tutti. Come prendi i soldi, 42 milioni, e poi li dedichi a fattori benefici, a piccole e medie imprese? Perché non prendete i soldi e non li date alle piccole e medie imprese? Perché ho detto, perché poi ci sarà la piccolissima impresa che si incazza, poi ci sarà quell'altra associazione che si incazza. Noi per principio non prendiamo soldi, abbiamo dovuto combattere, non era semplice. E io pensavo che questa azione, in un momento di disintegrazione della politica, fosse capito da tutti gli italiani. Esce un movimento e non prende 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Io credevo di uscire, dicevo non esco perché mi abbracceranno, mi sbaciuccheranno con quelle bocche maledette. Invece la maggior parte degli italiani non ci ha creduto. Sì, non li hanno presi, però chissà sotto cosa c'è, sotto cosa fai. E allora dai per scontato certi significati che non arrivano, come dire siamo onesti. Se abbiamo dovuto gridare siamo onesti, Dio mio, è terribile sentire uno gridarsi da solo sono onesto, no? È l'ultima persona che se lo deve dire sono onesto, perché se io vengo qua e vi dico sono onesto, la maggior parte di voi pensa il contrario. È così, pensi il contrario, perché se sei onesto te lo devono dire gli altri. Noi dobbiamo escogitare delle tattiche di comunicazione completamente diverse, come fa il tenente Colombo, si fa suggerire l'indagine dall'assassino. Noi dobbiamo fare così. E queste persone che noi abbiamo attaccato fino al midollo sono da attaccare, spregevoli, ma sono talmente spregevoli da andare oltre il nostro interessamento. Anzi, dobbiamo avvicinarle con anche un po' di sentimento e dire basta, è finita, perché è finita? È come un teatro che entra il commediante e non c'è più nessuno. È finita per questa gente qua, lo sappiamo. E la cosa che mi sento dire, che mi fa incazzare più di chi, è quella che dice, guarda che noi andiamo benissimo, e la gente dice a volte, speriamo. Io mi incazzo come una bestia, perché la speranza è proprio il delirio al suo stato naturale. Non bisogna più assolutamente sperare niente. Loro devono sperare che non succeda qualcosa di drammatico in questo paese, non noi. Bene, signori, ce la raccontiamo tra noi stasera. Voi siete in vacanza,
non avete soldi, quindi non sapevate che cazzo fare stasera, siete venuti qua. Dai, diciamocelo, su! Dai, fate finta di essere interessati alla politica! Come siamo? Ci sembra che una volta ogni 5 anni andiamo a mettere una crocetta, abbiamo fatto il nostro dovere. No! Non è così! Voi dovete diventare sindaci! Ognuno di voi deve essere un sindaco del suo metro quadro e difenderselo e amorevolmente proteggerselo! Ecco cosa bisogna fare! Ci attendono delle battaglie immani, Dio mio, immani, ma meravigliose! Meravigliose, meravigliose, sarà sempre più semplice per noi fare le cose in trasparenza e onestamente. Io voglio l'onestà, non quella di non rubare, non me ne frega niente se uno rubicchia un po' più o un po' meno. Io sono un corruttibile come tutti, basta che mi offrino un prezzo adeguato. Non mi hanno mai offerto un cazzo, cosa devo fare? Ma l'onestà che noi chiediamo è quella intellettuale, non l'onestà di chi rubicchia o non rubicchia, non mi interessa, ma l'onestà intellettuale è quello che porta avanti i paesi e li migliora. E allora anche voi nella vostra vita dovete fare delle piccole scelte, non imposte, delle piccole scelte. Io le sto facendo, non voglio imporre nessuna scelta. Però dentro di voi, fatevi un'analisi dentro di voi e decidete che quando entrate in un supermercato fate un atto politico, vero? Cosa comprate, cosa non comprate, cosa bevete, come vi muovete, che tipo di mezzo usate? Ma abbiamo un sacco di idee, basterebbe copiare, io ho girato mezzo mondo, basterebbe copiare le idee. Idee meravigliose, eh? A Ragusa c'è un nostro sindaco, due ragazzi hanno fatto un'app sui trasporti. Vuol dire che con questa app la fermata dell'autobus viene da te e non sei più tu che vai alla fermata dell'autobus. Arrivano dei piccoli pulmini da 10 posti messi lì dalla Mercedes, quindi il servizio è gratuito e ti viene a prendere il pulmino e ti reinserisce nel circuito dell'autobus. E allora la gente non prende più la macchina, prende meno la macchina. Abbiamo il telelavoro, la tecnologia, e invece siamo sempre disperati. Code, code, le macchine, code, code. Poi non riesci a capire che la coda sei tu, non è un altro. E allora se facessimo un'analisi della coda, del tempo che stiamo lì fermi, se facessimo un'analisi capiresti che psichiatricamente siamo fuori completamente, non percepiamo più la realtà. Il nostro cervello non la percepisce più, come nella caverna di Platone percepiamo delle ombre, ma non percepiamo più cos'è la realtà e non la distinguiamo dalla verità, sono su due cose estreme. È come quando vai a lavare la macchina, vai a lavare la tua macchina, è un catorcio che ha 20 anni, piena di merda, di polvere, la vai a lavare, esce pulita e il tuo cervello dice pulita, bella, nuova. Diventa albanese, il tuo cervello diventa un po' albanese. E la mente dice, ma che cazzo dice, sempre il tuo catorcio di prima. Percepiamo due piani diversi della realtà. Allora il mio consiglio è quello di fermarvi, guardatevi dentro, guardatevi voi, se siete in grado di prendere qualche scelta che possa condizionare la vostra vita, perché scelte che non condizionano più la vostra vita non sono scelte. Bisogna cominciare a rischiare qualche cosa, bisogna assolutamente dire di no a certi privilegi che ti possono essere offerti. È da lì che comincia la vera rivoluzione che abbiamo iniziato da noi. Noi non ce la faremo da soli. A Roma siamo entrati in un circuito pazzesco. Roma è la stratificazione della merda galattica, di tutte le qualità. Di tutte le qualità. Però la Raggi e gli assessori e queste persone che sono state messe lì e sono state scelte da loro, sono persone determinate, molto determinate. E andiamo avanti. E oggi Roma, il centro è pulito, gli argini del Tevere sono puliti. Abbiamo trovato 24 milioni per riparare gli autobus rotti. Abbiamo visto che tutti i dispositivi per fare il riciclaggio dei rifiuti erano stati sabotati. Cazzo! Allora il nostro compito sarà
estremamente difficile ed estremamente facile. Se c'è una persona per bene, si circonda di persone per bene. Basterà pure a pianare le cose, basterà fare dei bilanci trasparenti. E Casaleggio è stato un grandissimo, perché ha lasciato qualche cosa di straordinario. Ha lasciato un sistema operativo che si chiama Rousseau, dove qualsiasi cittadino, qualsiasi, che abbia una sua esperienza di lavoro personale, e quell'esperienza lì, attraverso questo sistema operativo, non va persa. Dai la possibilità a chiunque di lasciare un segno della sua vita nel posto in cui ha vissuto. Siamo invisibili, trasparenti. Bene, con questo sistema operativo, se hai fatto il meccanico tutta la vita, puoi tu proporre una legge sui motori diesel. O se tu hai fatto l'ingegnere, puoi tu proporre una legge sull'ingegneria di come fare i materiali. È straordinaria questa cosa, basta da casa tua. Noi stiamo in un cambiamento epocale, un cambiamento, siamo a metà tra due mondi che non reggono più, quello vecchio, ecco perché siamo costretti a immaginarci un mondo diverso. Siamo costretti, perché questo non funziona più, il PIL e la crescita, abbiamo bisogno di parole nuove, abbiamo bisogno che con le parole di pensieri nuovi, e abbiamo bisogno di un sogno per capire cosa dobbiamo fare, per capire come sarà la società fra 10, 15, 20 anni, come sarà l'energia, come saranno i materiali, come sarà l'economia e come sarà la politica fra 20 anni. Il movimento è tutto questo, è una grande occasione. Se la lasciate perdere, andate a fanculo! Ciao a tutti, grazie! Ciao ragazzi! Ciao! Dio mio! Anche Di Maio, quando non c'ha la cravatta, è un casino! Ciao ragazzi, arrivederci! Ci vediamo in giro, ciao!